Cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi devi, se ci credi ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vana Post. Sognare si può, buongiorno, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. Lidia Lazzerini, allenatrice del benessere. Sì. Bellissima questo nome. La definizione. Questa definizione bellissima. Guarda, nasce, allenatrice del benessere. Sì, nasce da una traduzione semplicemente di coaching, che è allenamento. Allora, per non farmi definire sempre il solito coach, e mi è piaciuto chiamarmi allenatrice, anche perché insomma usiamo anche l'italiano, che è la nostra bellissima lingua. Esatto, che non fa mai male. Non fa mai male, poi in effetti il succo è quello, quindi e mi è piaciuto. Io sono per le semplificazioni nella vita, anche sulla lingua. Brava, bravissima, esatto. Senti, voglio iniziare salutando le persone che già si sono collegate con noi. Buongiorno. Buongiorno a Lucia. Scusate, Simone, la voce ovattata, ma D'altra parte abbiamo queste mascherine che insomma per il momento ce le dobbiamo tenere. Assolutamente. Nonostante sì. Noi abbiamo anche tutta un'altra serie di sì, abbiamo qua, esatto, metrico, anche l'ambaradan, sì, tutto qua, però esatto, per non saperne leggere né scrivere, oltre al vetro ci mascheriamo pure. Dicevo, Marisa Ragaini, Francesco Murlo, buongiorno. Laura Mosca, ciao ragazzi, Bruno Giovetti, Lillo Baglio, ma quante belle persone. E con queste belle manine che ci salutano, sono molto molto contenta. Buongiorno. Di vedere che siete tanti. Ecco. Oh, abbiamo anche un saluto dalla Spagna. Olè. Marcello Ugo è un cantante che ci manda un cuorone grosso così. Marcello. Esatto. Senti un po', Doriano Missora, maestro, buongiorno. Buongiorno. E torniamo a noi, allenatrice del benessere, e
intanto raccontaci un po' che cosa vuol dire allenatrice del benessere, poi ci introduciamo in questo, nell'argomento che abbiamo comunque annunciato, no? L'amicizia al femminile. Allenatrice del benessere perché io sono una kinesiologa e terapeuta ayurveda. Lavoro in questo campo, nel campo della medicina olistica da 25 anni e allenatrice del benessere perché mi piace, il mio obiettivo è portare le persone a stare bene, che sia che abbiano dei doloretti fisici che emotivi. In Certo. genere poi col tempo si vede che l'emozione è quella che ci fa o vivere meglio o vivere peggio, dipende da quale emozione decidiamo di Esatto. abbracciare in questo senso. E rispetto al tema di oggi, volevo parlare proprio dell'amicizia al femminile, innanzitutto perché nel mio lavoro porto la mia vita, no? Io Certo. sono cresciuta con il mio lavoro è cresciuta con me, quindi storia di questi giorni. È stato l'incontro di rivedere con grande piacere due mie carissime amiche che per motivi logistici, una vive lontano, l'altra vive in un comune qui vicino, ma finché c'eravamo zona arancio, rossa e blu, non ci si poteva Esatto, sì. vedere. Allora, prima che richiudano tutto, ho detto, vabbè, un pomeriggio ce lo dedichiamo a noi e insomma, ci facciamo due chiacchiere. Ed è stato un pomeriggio, oltre che divertente, emozionante, perché comunque sono amicizie di lunghissima data e visto che tutti noi, chi più chi meno, sta patendo questa situazione, Assolutamente sì. ormai insomma sono mesi, 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 ci aspetteranno altri mesi di attesa, il tunnel è lungo e ognuna di noi insomma, ha raccontato il suo pezzo di vita rispetto a questo periodo. E io ho proprio sentito, no, nel momento in cui ci siamo salutate, che quelle ore passate insieme valevano come tantissime terapie antistress, nel senso che gliel'ho anche proprio detto, siete il miglior vaccino a ogni male del Sì, mondo. hai ragione. Credo che l'amicizia sia poi, lo dicevamo anche ieri, la cura migliore in assoluto, per qualsiasi male, Per poi. qualsiasi male e soprattutto è, secondo me, un inno proprio invece alla vita, perché con un amico vivi, cioè l'amico è quello che è l'amico, l'amica in questo caso, anche se l'amicizia femminile non vuol dire che sia solo fra donne, No, ci no, sono certo. amici anche che sono amici per sempre, come si suol dire, ma è quello che ti accompagna nella vita, è quello che è quella che ti fa vedere anche un po' i tuoi limiti. Le grandi amicizie non sono mai amicizie di cortesia, nel senso che io con una mia cara amica che saluto, Mara, ciao! Perché se Ciao no, Mara, Mara. ho litigato un sacco di volte, ci siamo mandati a stendere un sacco di volte, ma proprio perché il rapporto è È di sincerità, è di diretto, è scambio. sincero, è di scambio. In questi giorni leggevo una cosa, mi è passata tra le mani fra le tante cose che mi appunto, che trovo in giro, un quadernone così con un Un po' piccolo. di cose. Un bellissimo proverbio giapponese rispetto all'amicizia che dice che l'amicizia come l'amore non va chiesta come l'acqua, ma va offerta come il tè. E io trovo in questo proverbio, poi vabbè, i giapponesi sono particolarmente fini nell'esporre il loro pensiero, che veramente forse è l'essenza dell'amicizia, no? Non bisogna mendicare mai niente, l'altra persona è un dono e tu sei un dono per l'altra persona, quindi il rispetto è fondamentale. E l'amicizia femminile è credo, una forza trainante che anche in passato ha aiutato le donne a superare un sacco di problemi. Una volta le donne si ritrovavano, lavoravano a maglia, lavoravano, non so, cucivano. Io ho questi ricordi di racconti di mia nonna dove si ritrovano la sera accanto al fuoco, no? Al Certo. focolare. E c'era tutto quel mondo femminile che era parte, no? Era parte dalla famiglia. Era un rifugio e purtroppo queste cose accadono ancora in società dove la donna non ha ancora tutta questa libertà, ma si può rifugiare all'interno di un Di un gruppo, gruppo, certo. quando funziona
il gruppo femminile è una forza. È vero, è vero. Senti, ti interrompo ancora un attimo per fare due saluti al volo alle persone che ci stanno seguendo. Voglio fare un saluto grande al presidente Francesco Prisco della WILM di Ottaviano. Presidente, buongiorno. Voglio salutare anche Cesare Drasini, Luciano Gui, Pino Brenda, Michele De Stefano, tutte le persone che ci stanno guardando e che ci ascolteranno anche in un secondo momento, perché questo nostro incontro può essere riascoltato. Quindi, se le persone in questo momento sono impegnate, potranno riascoltarci in un secondo momento. Volevo anche dire che noi ci troviamo, quindi voglio mandare un salutone alla nostra Sharon dai capelli verdi, perché noi ci troviamo all'interno di un bar nella sala sul retro e niente, siamo in corso Peschiera 246, se volete venire a prendervi un buon caffè o qualsiasi cosa dalla nostra Sharon dai capelli verdi, ecco, passate di qua, noi vi mandiamo un saluto. Sembra una fata Sharon. sì, Sharon è un personaggio di favola. Esatto, bellissimo. Anche lì abbiamo bisogno di sognare di favola in questo momento. Assolutamente sì. E torniamo a noi, all'amicizia al femminile, al sostegno che sì. Che questa amicizia può dare quando è un'amicizia. Sì, quando è un'amicizia, punto. Punto, non... bravissima, perché se no non è amicizia. L'amicizia è sincera, se no tanto vale, chiamiamola in un'altra maniera, convenienza, buon vicinato, i nomi ne possiamo dare tanti. Esatto, sì, però sì, hai ragione. L'amicizia è un po' come l'amore, o c'è o non c'è, la via di mezzo. Esatto. È un'illusione e noi non la consideriamo. Esatto. Perché considero l'amicizia una terapia? Perché in effetti è una terapia. Adesso negli ultimi 30-40 anni sono andate sempre più di moda e sempre per non male più usate tutte queste tecniche di riunioni di sostegno, no? Riunioni, certo, sì. Anche non solo per problemi di dipendenze serie, ma anche insomma per ci sono gruppi di sostegno per un sacco di cose, quindi il gruppo, il parlare con le altre persone, e un po' è quello che succedeva già negli amici, fra amici, no? Io mi ricordo quel bellissimo film L'attimo fuggente, bellissimo, con Robin Williams, con lo scomparso William, che raccontava di questi ragazzi che avevano creato questo circolo, erano amici, no? Ecco, quindi il sostegno del gruppo di amici è già di per sé terapeutico. Molto. Rispetto alla propria vita, rispetto al momento. In questo momento, secondo me, dovremmo molto ricordarci degli amici e delle amiche, di quelle persone che sono nella nostra vita e che magari in questo momento hanno anche bisogno, se non di un abbraccio perché non si può fare, ma di un saluto, e dico, non ci si può vedere, ma esistono i telefoni, cioè insomma, oggi la comunicazione è molto facilitata, le videochiamate, e sentirsi anche un po' più sovente rispetto a qualche tempo fa, credo che sia una bella cosa. Durante il primo lockdown io ne so di persone che si sono trovate su Zoom per farsi gli auguri, per festeggiare i compleanni, anche se erano lontani. Comunque, quando uno vuole condividere, trova sempre il modo. Esatto, è vero che la tecnologia tante volte ci allontana, però in questo momento ci è venuta in aiuto, e quindi diciamo bisogna anche trovare la maniera corretta di utilizzarla. Ma no? Io credo che tutte le cose... Ogni strumento ha il suo lato infatti, buono e il suo lato negativo. L'intelligenza sta nell'usare le cose a proprio vantaggio, non a proprio svantaggio. Esattamente, ed è vero che ci ha fatto sentire più vicini la tecnologia. Assolutamente, sì, io guarda, condivido con te questa esperienza. Nel primo lockdown, appunto, che eravamo molto più costretti, diciamo, in casa piuttosto che distanti, allora
Mia sorella abita in un comune diverso rispetto a Torino, vicinissima perché è Grugliasco, e mia madre cominciava, i miei cominciavano ad avere proprio questo senso di come posso dirti, di abbandono, di mancanza dei nipoti, insomma, di mia sorella, eccetera. Tu mi è rimasto nel cuore l'espressione degli occhi di mia madre quando le ho fatto la videochiamata con WhatsApp, in cui ha potuto vedere, insomma, parlare con loro guardandole, dopo magari, ecco, dopo un pochino che non ci si vedeva, non ci si abbracciava. Chiaro, non è la stessa cosa, no? Però che non abbracciarsi fisicamente, però potersi vedere è un'altra cosa, cioè, è veramente un istinto. Come posso dire? È l'istinto naturale dell'uomo, naturale. Noi siamo animali da branco. Esatto, e quindi effettivamente, cioè, non credo che lo scorderò facilmente, gli occhi proprio tutti contenti e soddisfatti nell'aver potuto riabbracciare, anche se solo con gli occhi, nipoti è già tanto. E figlia e via così, ecco, hai ragione, hai tanta ragione in questo senso. E io ho sempre sostenuto che se tu conosci una persona e conosci i suoi amici, capisci un sacco di cose di questa persona, ne capisci gli aspetti un po' più sfaccettati, perché, questa è una mia opinione, credo che ogni amico, ogni amica con cui noi interagiamo rappresenta una parte di noi. Ci agganciamo alle persone per un motivo sostanziale, e tante volte è un motivo inconscio, noi non sappiamo, perché l'amicizia, certo, nasce spontanea, no? Nasce così, da uno sguardo, da una risata, da nasce nelle situazioni più disparate. Quando non nasce tra i banchi di scuola, come è successo a me, io ancora una mia carissima amica che ci siamo conosciute al liceo, in prima liceo, e non ci siamo mai più lasciate, quindi, o che ne so, all'università, certo, o certo, in gruppi, però quando nasce spontanea, nelle situazioni appunto più quotidiane, è perché ti guardi e vedi nell'altro qualcosa di te, secondo me. Scopri qualcosa, è uno scoprirsi a vicenda. Quindi i nostri amici in effetti sono testimoni un po' di certo, qualche parte, di qualche piccolo pezzo di noi, o grande pezzo, con certo, cui ci confrontiamo. Questo è molto importante. Posso dirti una cosa? Dimmi. Allora, girati piuttosto di qua, perché Non l'ho capito. Io non sono così tecnologica. No, scusate. No, non volevo dare le spalle, ma non capivo dove. No, così. Questo perché è tutto, cioè, sul momento, non ci sì, siamo. Sì, è molto bello, non ci siamo messe per d'accordo. Niente. Abbiamo preso solo il caffè. Esatto, abbiamo preso il caffè e siamo partite in quarta, quindi no, ma a me piace, scusami, ma figurati, è molto bello. Così, anche perché mi sono vestita natalizia. Esatto, allora io ho voluto mantenere diciamo il clima natalizio col nostro cappello, visto che poi sì, tu sei tutta rossa, sì, esatto, sì, rossa natalizia, sì, e con tanto di scritta sulle spalle che non possiamo adesso farvi vedere, ma dice "This is love". Sì. Insomma, volevamo parlare di un argomento che in questo momento ci è caro, no? Il sostegno dell'amicizia. Il sostegno dell'amicizia. Cioè, è sempre importante, ovviamente, ma diciamo nei momenti più duri come questo, probabilmente l'amicizia assume ancora più importanza come sostegno, appunto, e come anche compagnia, perché compagnia, come giustamente cioè, sollievo, una esatto, risata, esatto, una risata, datemi una risata, vi solleverò il mondo, in effetti, più che la leva, esatto, perché ridere insieme, prendersi in giro, scherzare, giocare, anche da adulti è la cosa più bella che si possa fare, esatto, rimanere, ritrovare anche un po' il nostro bambino e condividerlo, sì, con le persone più care, perché sì, ovviamente non è che lo tiri fuori, no, non lo mostri il bambino proprio a tutti, no, non lo mostri, un po' per vergogna, un po' perché è importante, quindi bisogna sapere avere l'attenzione con cui condividere la parte più
pura di noi, esatto. Bisogna, appunto, offrire il tè, non dare via l'acqua, non chiedere l'acqua. Esatto. Senti, voglio salutare ancora un po' di persone che sono qui con noi e che io ringrazio infinitamente. Voglio salutare Marisa Pancottini, Fabio Frosio, ciao, Vittoria De Cicco, ciao dottoressa De Cicco, Laura Mosca, Mario Lo Papa, Teodora Trevisan, ciao Teodora, Lino Pulcino, e tutti gli altri. Io purtroppo ne vedo solo alcuni e mi scuso con le persone che non nomino, però purtroppo alle volte mi capita che si vedono dopo e mi spiace, però sentitevi tutti salutati. Ecco. Tutti salutati. Sì, 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 assolutamente, e grazie per essere con noi, per seguirci in questo nostro, diciamo, disquisire di amicizia, di affetti, anche perché, come dicevamo, siamo in rosso perché si avvicina il Natale, che sarà un Natale un po' particolare, e appunto proprio in questi momenti così anomali, così difficili, eccoci a condividere questi momenti con delle persone importanti, e queste persone importanti possono essere quei nostri amici con i quali abbiamo piacere di condividere, sì, dei momenti. Purtroppo il Natale quest'anno lo condivideremo con i congiunti, non si potrà allargare ad altre persone, però insomma, ripeto, ci sono i telefoni, c'è la videochiamata, poi insomma si può fare un sacrificio ogni tanto, pensando che, no, servirà, sì, qualcosa, sperando, esatto, che io questo fra queste serve. Aperture e chiusure avrò dei problemi col cane, nel senso che mi troverò con questo cane so fuori, dentro fuori, a parte gli scherzi. No, difatti non si è capito bene, non ho ancora ben capito, adesso scopriremo solo vivendo cosa sarà esattamente, tanto però passa, insomma, purtroppo il tempo vola, passerà anche questo Natale, questo Capodanno, ci troveremo proiettati nel 2021 in un batter d'occhio. Assolutamente, per perché fortuna, infine, da una parte quest'anno, insomma. Esatto. E anche se ogni anno che passa è sempre un anno che è passato. Esatto, anche se devo dirti la verità, proprio te lo dico fuori dai denti, che non vedo l'ora che questo 2020 se ne vada. In più, neanche il sangue di San Gennaro si è sciolto, ma esatto. Guarda, però, quando ho sentito questa cosa ho detto: "Oh, signor, che miseria!" Poi sono gli italiani che sono molto scaramantici in questo. Vabbè. Ci mancava San questo. San Gennaro, aiutaci tu. Comunque. Va bene. Ciao Cinzia Massa, un saluto anche a Vladimiro e a Giuseppe Lo Stimolo e Paolo. Ciao Paolo Padoan, il nostro, è il mio amico che mi supporta, ogni tanto mi dice: si sente male, si sente bene, abbassa il volume, cioè lui ha l'orecchio tecnico, feedback. Sì, sì, e importante. Mi sgrida oppure mi sostiene se, e infatti, se sono andata bene. Mi aggancio a questa cosa che stai dicendo del feedback, gli amici sono un grande feedback, no? Di quello che facciamo, certo. In genere quando almeno io sono così, se devo fare una cosa, chiedo: ma cosa ne pensi? Poi continuo come mi dicono, tanto poi fai sempre come vuoi tu. Sì, è però vero, però io ridendo dico: sì, però ti ho avvertito, così sei pronto, Sei pronto a quello che sto facendo. E c'è una cosa che voglio dire, perché l'ho trovata molto simpatica, anche se sa di cinico. Oscar Wilde una volta, parlando dell'amicizia, disse che l'amicizia è più tragica dell'amore. E gli disse: perché? Perché dura più a lungo. Sì, è vero. Perché in effetti, no, l'amicizia ti accompagna. Io vedo mia zia, 86 anni, ancora con le sue amiche, quelle che rimangono, però insomma, e sono di grande supporto, nonostante il fatto che quando sei in amicizia ti senti anche libero di essere come sei, che questa è una grande, la grande libertà, cura, la grande, sì, guarigione, sì, è proprio quella che in genere in amicizia tu sei esattamente come sei, forse di più che in famiglia, ti puoi permettere. Vero. Quindi vengono fuori anche i lati un po' ruvidi, i difetti un po' sgraziati, ma l'amico ti vuole, o l'amica in questo caso, ti vuole bene a comunque prescindere. Certo, accetta. Credo che sia forse uno degli amori più incondizionati che si possano trovare a questo mondo.
l'amicizia di un'amica vera, di un amico vero, o di un cane, scusate, ma io ho il mio canino. Ah sì, quelle. Sì, anche su questo, animali, esatto. Altri sì. Fedeloni. Esatto, sì, dai, salutiamo il tuo cucciolotto peloso. La mia cucciolata Gilda, cucciolo. La Gilda, Gilda. Perché ormai si chiama la Gilda, tutto attaccato proprio. E allora salutiamo anche il mio micro amore mio, che anche lui è sclerato, ma effettivamente tale un po' rispecchia la padrona. Assolutamente. E quindi sì. Ciao Francesco, ciao Flaviana, Sergio, un saluto anche a te, un abbraccione a tutti quanti. Oh, c'è Goffredo Battimo da Tenerife che ci sta ascoltando. Ma ciao Goffredo! E si parlava appunto dell'amicizia, dell'amicizia consolatoria. Hai toccato un aspetto molto importante, dal mio punto di vista, che, come dicevi, sicuramente è ciò che ci cura di più, il poterci liberare dalle maschere, no? Sì. Con gli amici, hai ragione, probabilmente più che in famiglia, perché in famiglia magari comunque... Sai, in famiglia cosa ci vuoi... sono dei ruoli... che ti arrivano, nel senso, se sei la prima figlia, sei la prima figlia, se il figlio più piccolo, sei il figlio più piccolo, la zia, insomma, la nonna, la mamma, il babbo. Invece con l'amico hai il ruolo dell'amico, nel senso, sei tu, punto. Non sei né moglie, né madre, né figlia, o al maschile, insomma, sei tu. Quindi nel bene e nel male sei come sei. E soprattutto non devi aderire a un sistema, che è quello familiare, dove sei accettato o non accettato a seconda se crei o non crei delle aspettative, e soprattutto se le assolvi queste aspettative. In amicizia non ci dovrebbero essere aspettative, non è sempre così, perché comunque l'uomo tende a creare e a crearsi aspettative. Certo. Però diciamo che in grandi linee amicizie che durano tanti anni, che sono ormai... rodate dal tempo e dalla vita, si basano sulla totale disinibizione cioè io sono così, punto. Poi penso che col tempo, invecchiando, questa cosa si sottolinea ancora di più, no? E certo, meno male, nel senso che no, è il vero. Tempo è sempre meno, allora lo usiamo al meglio. Al meglio, hai ragione, nel senso che effettivamente è provato anche sulla mia pelle, ma sentito anche tanto da insomma, parlando con le persone, più passa il tempo meno hai desiderio di smussarti più di tanto, cioè ti mostri per quello che sei, perché non hai più pazienza di dire faccio o non sì, faccio. Ma credo anche perché poi alla fine un po' ti conosci di più. E hai accettato anche... Ti sei bravissima, sì, dici, sono delle così, cose amen. Tue, sono cioè, così, boh, tante volte prima di combattere con qualcosa bisogna conoscerlo, poi forse ti piace anche quella parte tua un po' meno simpatica, un po' meno... Sì. No, ma poi insomma ognuno ha mille aspetti, non siamo monolitici, no? Tutto bianco, tutto nero, la vita sì. È fatta di tantissime sfumature. Credo che nel momento in cui uno cresce le accetta, anche se alcuna, magari qualche sfumatura non ci piace tanto, però vabbè, ce la teniamo uguale. Ce la teniamo. Ma esatto, probabilmente esatto. Il tempo che passa, il crescere, il maturare, ti fa comprendere che vai bene così. Cioè, insomma, una volta che superi quello step che dici, vabbè, sono così, mi piaccio ugualmente, mi voglio bene lo stesso, puoi andare avanti più facilmente, cosa che magari all'inizio vorresti sempre essere. Ma sai, quando si è giovani almeno... si ha un po' anche la presunzione di voler cambiare il mondo, no? E poi quando cresci capisci che devi cambiare tu. Sì, il mondo si cambia da solo, nel senso che se c'è qualcuno da cambiare sei tu. E per questo che ti dico che l'amicizia è fondamentale, proprio perché c'è è un'interfaccia con te, il mondo, cioè l'amico o l'amica in questo caso, ti permette di vedere anche quello che tu da solo non riesci a vedere. Io mi ricordo di una lite con una mia cara amica anni fa su una questione dove io proprio non riuscivo a capire, a venirne fuori,
lei mi disse, senza tanti preamboli, cioè cosa lei vedeva, ma cosa si vedeva dall'esterno. Io sì, magari ci rimasi anche male, cioè, magari per un po' non ci siamo neanche parlate. Poi ci ho riflettuto, proprio perché detta da una persona che sai che ti vuole bene. Certo. E in effetti mi è stato moltissimo d'aiuto. Altra cosa, secondo me, l'amicizia è seria quando ti permette anche di dire scusa, avevi ragione, ho sbagliato. E forse ti viene più facile con un'amica che con un compagno, con un marito, con un figlio. Sempre per i famosi ruoli, no? Certo, esatto, hai ragione. Ancora dei saluti voglio fare, un saluto a Fabrizio Scarpa, un salutone a Claudio Alberto Francesconi, il direttore di Strione TV, ciao, un salutone, grazie, Mauro Boaretto, Adriano Bertolo, Salvatore Covello e tutti gli altri, ripeto, vedo ancora Laura Mosca, la mia din, noi siamo tre amiche di Indondan, carina, le campane. Paolo Iacovelli, ciao anche a te, grazie per essere con noi, ripeto che questa nostra chiacchierata potrà essere riascoltata, quindi noi salutiamo anche tutte le persone che ci ascolteranno in un secondo momento e tutte le persone che purtroppo io magari non ho visto, non riesco a vedere, quindi non riesco a nominare. Ancora vorrei domandarti, sì? Visto che siamo, diciamo, in chiusura, vorrei chiederti, perché io sono rimasta particolarmente, mi piace molto questo tuo, la scelta del tuo nome, no? Allenatrice del benessere. Mi piacerebbe, intanto voglio dire che per seguirti tu hai una pagina... Sì. Facebook. Lidia Lazzarini, allenatrice del benessere. Esatto, così così rimane. Esatto, così intanto se le persone vogliono andare a curiosare per comprendere e per conoscerti, sanno che possono andare a vedere la tua pagina per comprendere. Poi ci sono tutti i link anche di contatto, quindi qualsiasi cosa sono disponibile. Esatto, ma volevo chiederti ancora una piccola cosa. Sì. In che modo ci alleni? Ovviamente mi rendo conto che è molto complessa questa domanda, però in due righe, raccontarci in due parole. Sì. Allora, ma io alleno attraverso tecniche che prettamente parlano, rivolgono al corpo, che sono appunto il trattamento ayurvedico, quando la persona arriva che ha un problema che sente più fisico, diciamo così, sempre per la filosofia che un problema fisico non è mai solo fisico. Certo. Oppure la kinesiologia, che mi permette di lavorare trattando alcuni punti del corpo precisi, lavorando sui meridiani, perché si basa sulla medicina tradizionale cinese. Io poi sono Master Reiki, per cui mi occupo anche di trattamenti energetici attraverso questa grande tecnica che è il Reiki. E poi da parecchi anni sono diventata un'operatrice del benessere in teta, nel senso che mi occupo di alleviare, di trovare insomma quelle convinzioni e depotenzianti che non ci permettono di risolvere situazioni, atteggiamenti della nostra vita che non ci fanno star bene, che ci rendono infelici. E queste sono tecniche un po', diciamo, più verbali, ecco. Non so, anche se c'è la presenza fisica, c'è un contatto, perché si fanno dei test sempre di kinesiologia, insomma. Comunque, queste fondamentalmente sono le tecniche. Le persone arrivano magari da me, sanno, visto che è parecchio tempo che lavoro, e magari mi chiedono una tecnica piuttosto che un'altra, proprio per quel discorso dell'amicizia. Tanti amici, amiche mi hanno portato i loro amici dicendomi: guarda, io ho risolto questa cosa, vai da questa persona. Certo. Quindi arrivano già che vogliono fare quella cosa piuttosto che un'altra. Poi spesso e volentieri, a seconda anche dei casi, io oltretutto in genere, soprattutto quando una persona del primo incontro, mi soffermo un attimino a chiedere perché, per come, cosa vuole fare. Magari poi sono io a dire: ma forse per questa cosa fare questo è meglio, certo, piuttosto che qua. Prova, ma poi insomma sempre molto molto disponibile, ma spesso accade che dico: no, guarda, questa cosa qui la guardiamo così, guardiamola un po' così, poi vediamo. Certo. E questo è quanto.
Io intanto ti ringrazio. Io ringrazio te. Abbiamo Tarzana. Fatto la nostra chiacchierata. Bella chiacchierata, spero che ne seguiranno amicizia. Altre. Assolutamente sì. Perché tu sei un pozzo di conoscenza. No, nel senso che, come ci hai appena spiegato, ci sono molte possibilità per arrivare a una soluzione, no? E come giustamente dici tu, conoscendo più tecniche, è possibile che magari tu abbia la possibilità, guardando, parlando con una persona, di trovare quella che magari in quel momento è più adatta, pur magari non essendo quella con cui uno è partito, no? Sì, cioè, nel sì. senso, ma io ci volevo fare un massaggio ayurvedico, un trattamento ayurvedico, invece poi magari nel proseguo sì. E questo, o viceversa, okay? Sì, no, esatto, sì, ho fatto degli esempi. Tante volte le persone hanno bisogno di riascoltare semplicemente il corpo per eliminare lo stress, perché no, esatto. Non lo ascoltiamo sempre, e non quindi, lo consideriamo. E quindi mi piacerebbe poi eventualmente che tu ci raccontassi un Volentieri. Po' meglio tutte queste sfaccettature. Sì, ci sono tante cose, perché ci sono consigli, volendo, esatto. da ascoltare, da seguire se uno vuole, molto volentieri. Al femminile, noi siamo io e te, siamo due signore ormai. Sì, 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 signora. Guardi signora. Sì, sì, sono consigli al femminile, sono pensieri al femminile, ma in realtà, no, ma voglio io dire... ho clienti, tanti clienti, esatto. Tanti signori, insomma, non tratto solo con le donne. Esatto, quindi non è che, cioè, per carità, noi parliamo al femminile, sì, ma in realtà lo strumento d'aiuto può essere utilizzato da chiunque, insomma, sì. Non è... No, non ci sono, non facciamo differenze di genere, altrimenti... Assolutamente. Senti, concludiamo con un saluto ancora alle persone che vedo al volo, Massimo Asti ancora un salutone, Rodrigo Mena e tutte le altre persone che mi sono schizzate via, però noi ringraziamo per essere state con noi. Io posso fare un saluto? Ma puoi fare tutto quello Io che vuoi. Io saluto tutte le mie amiche, certo, non sto a elencarle perché... Per fortuna sono tante, ho questa immensa fortuna. Sì. E niente, ragazzi, vi voglio tanto bene. Mi piace concludere con un messaggio d'affetto, sì, d'amore. E anch'io voglio salutare tutte le mie amiche, tutti i miei amici e dirlo, vi voglio tanto bene. Effettivamente dovremmo dircelo più spesso. Sì. Anche questo, anche di questo ti ringrazio. Grazie a te, per avermi, grazie. Per mi averci di esprimermi. No, per averci ricordato in effetti quanto sia importante poi dirsele le cose, no? Sì. Perché noi dentro di noi lo sappiamo quanto bene vogliamo alle persone, però forse dirlo, hai tanta ragione, grazie. È bello. È più bello, è bello e fa piacere anche a riceverlo. Esatto, ricevere frasi di questo genere qui. Ragazzi, alla prossima. Ciao! Auguroni, auguri, buone buon feste, Natale! Buon Natale. Buon Natale. E buon tutto. Buon tutto, alla prossima. E a presto, grazie. A prestissimo. La radio con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi devi, se ci credi ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanaposta.